Allora, siamo con la quarta serata di Effetto Blues, Alessandro Giannini e Alex Giannini per il Torita Blues. Siamo in compagnia della Little Jop Blues Band da Siena. Allora, ora se mi passi la telecamera, grazie. Ecco qua. Allora, Little Jop Blues Band, vediamo un po'. Conosciamo subito i componenti di questa band. Allora, noi abbiamo qui Federico Mangiavacchi, Francesco Bellì, Leopoldo Malandrini, Valerio Annicchiarico. Ok, allora, come tutte le altre band, ovviamente è routine anche questa sera, facciamo l'intervista ai gruppi per conoscerli un po' da vicino e anche per promuovere i gruppi stessi. Allora, prima di tutto la cosa che mi volevo chiedere, il nome Little Jop è la cosa che mi ha incuriosito subito. Chi è che risponde? Lui, perché riguarda lui. Allora, il nome viene da un soprannome che mi hanno dato quasi 20 anni fa, quando suonavo in una band demenziale beat, e da quel momento me ne sono portato dietro e poi è diventato il mio nickname e il nome della band. Gioppino. Poi il vostro genere si rifà un po' ai classici da B.B. King, ho visto Stevie Ray Vaughan, anche Robin Ford. Sì, ci si ispira molto, diciamo, al blues classico. Sì, diciamo che il gruppo è nato, diciamo, per mia volontà, perché ho cercato, insomma, gente a cui piacesse veramente il genere e niente, si ispira al genere dai più classici, quindi B.B. King, Freddie King, fino a poi Robin Ford, Matt Scofield, Kirk Fletcher, sono le nuove leve, insomma, Robin Ford no, ma insomma le nuove leve del blues degli ultimi anni. Okay, andiamo a conoscere, aspetta, altro componente che stava da solo, questo qui. Vieni un po' più sotto la luce, vai. Allora, avete fatto poca strada voi? Poca strada in che senso? Che veniamo da Siena? Sì, nel senso, sì, quel senso lì. No, perché di strada in realtà ne abbiamo fatta tanta, perché siamo piuttosto anziani, però venendo da Siena abbiamo fatto poca strada. Ma l'abbiamo fatta con piacere, perché è tanto che volevamo partecipare a questo festival, e speriamo di passare la selezione. Penso che sarebbe davvero molto bello riuscire a suonare al Torita Blues. Noi ce la metteremo tutta, poi che vinca il migliore, ma insomma già essere qui e aver passato questa primissima selezione per noi è un motivo d'orgoglio sicuramente. 65 iscritti, di cui uno da New York, ovviamente non potevamo chiamarlo perché era un po' difficile. Però dunque, io, come sentite dall'accento, non sono toscanissimo, sono di Varese, abito in Toscana da qualche anno, ma del Torita Blues avevo sentito parlare da anni, perché la prima volta che sono venuto a Siena è più di 10 anni fa e avevo sempre pensato di partecipare. Poi questo gruppo, in realtà, che ha messo in piedi Francesco, detto Gioppino, Little Jop, e diciamo lo ha formato cercando musicisti, intanto che fosse un gruppo di amici e poi che avessero più o meno la sua passione per il blues. Secondo me la cosa importante è questa, è questa passione per il blues che dovrebbe portarci avanti. Fare ovviamente più strada che da Torita a Siena, insomma. Fare ovviamente più strada, ma per ora ci basta anche da Siena a Torita, perché tanto comunque la strada qui è bella, rispetto a dove abito io le campagne sono meravigliose. Va bene, grazie ragazzi, niente, ci vediamo sul palco. A voi. Grazie, ciao. Ciao a tutti.